Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Sono tornata con tutorial, faremo orecchino, questi orecchino, faccio vedere, facciamo questo colore, con questo ho già fatto anche il bracciale che poi faremo insieme, chiamata luce. Come vedete illuminano bene, non potevo dare nome luce. E basta chiacchiere, iniziamo a presentare i materiali che occorrono per questo orecchino. Soltanto occorre 4 cipolle, 4 cristalli da 6 mm, i cipollotti da 3 mm, rocales 110 Toho è una perla da 4 mm e base orecchino. Io ho già un anello anche inserito qua, quindi serve due anellino, ago e filo, forbici e pinze. Ok, iniziamo a inserire sull'ago alternativamente 4 volte un cristallo da 6 mm e una cipollotta da 3 mm. Quindi un cipollotto da 6 mm, il cristallo da 3 mm. Faccio prima, inserisco anche l'ultima cristallo da 3 mm, porto giù fino del filo. E ripasso con l'ago da dietro. Tirate il filo e fate tre nodi. C'è anche l'ultima. Adesso vado a inserirmi questo nodo della cristallo da 6 mm e esco della cristallo da 3 mm con l'ago. Tiro filo. E andiamo a inserire questo nodo dentro questo cristallo da 6 mm. Quindi taglio questo filo corto con forbici. Eccolo. Adesso cosa facciamo? Vado a inserirmi su ago 3 cristallo da 3 mm. Per cristallo da 3 mm e vado a inserirmi da dietro questo cristallo da 3 mm dove esce il filo e vado a inserirmi anche della cristallo da 6 mm. Tiro filo, tiro filo, se non è noda, ok, e vado a inserirmi nuovamente la 3 il cristallo da 3 mm e faranno questo picco a tutti e quattro cristallo da 3 mm. Okay. Quindi prendo 3 cristalli da 3 mm e vado a inserirmi da dietro, vado anche nella 6 mm.
tiro filo. Entro da 3 mm. Prendo 3 cristalli da 3 mm. Vado a inserirmi da dietro, entro dal cristallo da 6 mm e tiro filo e facciamo ancora l'ultima, entro dal 3 mm, prendo 3 cristalli da 3 mm. Voglio aggiungere che comunque se voi volete di questo cristallo da 3 mm potete usare anche dimensione più piccola. Qui leggermente è usato più piccola e come vedete misura dell'orecchino, questo più piccolo, questo più grande. È bello in tutti e due modi. Quindi cosa faccio? Ho inserito a tutto picco, quindi vado a inserirmi della pelline da 6 mm. Tiro filo e adesso inserisco su ago una cristallo da 3 mm, la pelle da 4 mm. Un'altra volta il cristallo da 3 mm. Quindi vado a inserirmi da frontale interno verso fuori, da interno verso fuori e tiro filo. Andiamo a inserire sopra. Quindi adesso cosa faccio? Vado a inserirmi, non questa, anzi vabbè, passo qua basso e vado a inserirmi di nuovo la cristallo da 6 mm che c'è vicino a questo. Tiro filo, quindi questa volta andiamo a inserire su ago solo un cristallo da 3 mm e andiamo a inserire dentro la pelline da 4 mm e tirate il filo, mantenete un po' con la mano perché deve venire bene. Deve venire così, vicini vicino. Adesso vado a inserirmi su ago un altro cristallo da 3 mm e vado a inserirmi adesso a questa 6 mm da interno verso fuori. Tiro filo. Tiro filo, vedete, si vede già sopra. Adesso cosa faccio? Andiamo a rafforzarla. Io non passo qui, ma passo qui perché se passate da qui, va vicino a queste perline e vieni fissata meglio. Li passo anche qua, da qui entro dalla 6 perline da 6 mm, esco con l'ago, tirate e adesso andiamo a rafforzare questa cristallo
abbiamo inserito sopra, quindi entro questa cipollotto da perline da 4 mm e la cipollotto frontale e tiro filo. Tiro filo e adesso cosa faccio? Vado insieme per 6 mm e adesso vado anche a rafforzare questa picco. Quindi vado a 6 mm da cristallo da 3 mm, non questa sotto, non qui, ma è qui. Tirate il filo. E vado nella punta anche a questa e da qui vado direttamente dalla cristallo da 6 mm. Così rafforziamo anche questa lata parte. Tirate filo. Adesso andiamo dentro a questa, la perlina da 4 il filo. Tirate il filo e adesso andiamo anche a inserire a questa 3 mm. Da qui io vado a inserirmi dalla 6 mm. Tiro filo e adesso vado a questo picco, quindi passo da questo picco filo, vado anche della punta. Da qui vado a inserirmi dalla 6 E da qui vado a inserirmi a questo cristallo e adesso andiamo a inserire la Rocales, quindi vado dalla punta e adesso andiamo a inserire su ago. Su ago, sei roca. Sei roca. E andiamo a inserire nella punta da dietro dove esce il filo. E tiriamo il filo. Adesso ripassiamo anche nelle roca.
la frata con la pinze. Vado insieme in ovo della cipolla. Tiro filo. E rifozzo un'altra volta e poi faremo il nodo. E vado anche nell'ultima. Allora, dell'ultima poi ripassiamo da dietro. Ok, adesso a questa ultima vado a ripassare da dietro. Se permette, Iago, e anche questa luce che adesso ho messo a dare il rumore. Tiro filo, occhio, non tirate bene perché dobbiamo lasciare un pezzo aperto. Adesso vado insieme con l'ago da sotto. E vado insieme anche qua. E faremo il nodo tirando filo. E questo nodo adesso vado inserimi a questo cristallo. Vado passo anche questo cristallo. E adesso vado insieme nella cristallo da 6 mm. Orecchino è quasi terminata, manca giusto mettere la base dell'orecchino. E tiro filo e vado a tagliare. Vedete, l'orecchino è terminata, vado a inserirmi l'anello. Anello forte, io usando anelli, devo aprire così forte. Ok, aperto anche l'anello, finalmente vado a inserirmi a questa ruota e vado a inserirmi anche questa base che già ho messo l'anello. Mi raccomando. E vado a chiudere l'anello. Okay. L'orecchino è terminata, come vedete, uno e due. Tornerò presto per fare a questa bracciale.
Ciao a tutti e buon visione nel mio canale.